Da che cosa è nata la tua passione per la musica? Allora, guarda, io avevo un mio compagno di classe alle elementari che suonava la batteria. Eravamo in collegio perché io ero in collegio e quindi lui portava sempre questo bonghetto e mi diceva sempre che lui praticamente suonava la batteria quando era a casa, il sabato e la domenica. E quindi io ero già appassionato, perché comunque ero già appassionato, però da questo, dopo sai, cominci a parlare, eccetera, eccetera, e da lì, bam, esplosa. Allora, in casa ho i miei genitori che hanno sempre suonato per pura passione e hanno sempre ascoltato musica a casa, soprattutto musica leggera, perché io vengo dalla musica leggera in realtà, solo dopo ho iniziato a studiare classica e quindi ascoltando sempre loro che suonavano e ascoltavano musica mi sono appassionata senza neanche accorgermene. Ma è iniziata, devo dire, abbastanza tardi, insolitamente, perché è nata alle medie musicali. Io avevo frequentato le medie musicali, l'indirizzo di chitarra, e dopo un anno e mezzo, all'incirca, ho cambiato idea, mi sono innamorata del violino, e da lì, terminate le medie musicali, ho iniziato il mio percorso in conservatorio come violinista. Quindi, quando è nata la tua passione per il teatro? All'età di 8 anni. E hai un 8 anni. ricordo legato Sì, al teatro? alle elementari una maestra notava, ero un bambino molto molto timido, invece ha notato questa predisposizione per quest'arte. Avevo fatto un canto di Natale, mi ricordo, di quelli un po' scrausi alle elementari. Era l'unico modo, diciamo, per esprimermi. Ero un bambino molto timido e invece lì riuscivo a fare cose che non riuscivo a permettermi nella vita. Allora, un ricordo legato alla musica. Io mi ricordo che ero piccolo, ero con mia nonna in macchina davanti, perché una volta non c'erano seggiolini né nulla. Ero davanti e battevo con le ditine perché mi facevano ascoltare canzoni di Celentano, di Morandi. E io ero con le ditine che battevo sul cruscotto il tempo. Sempre insieme ai miei genitori, loro fanno parte di un gruppo folcloristico e quando ero piccolina, siccome non sapevano dove lasciarmi quando si esibivano, mi mettevano sempre di fianco all'orchestra e io ascoltavo sempre i musicisti che suonavano. Mi ricordo la prima volta che ho preso in mano uno strumento, in quel caso era stata una chitarra, me l'avevano passata gli insegnanti appunto che venivano a presentarci gli strumenti e mi ricordo ancora l'emozione di suonarla, anche se erano state proprio 2 note, ma sentire dei suoni che avevo creato io era stato emozionante, bello, e da lì è scoccata la scintilla.